avete le giostre al vuoto, ma la cosa che ci rende fieri di essere umani è che tutti quanti noi siamo contenti sotto il periodo natalizio, la pista di ghiaccio in piazza. Che bello! Non so se vi siete resi conto quanta nebbia fa. E tutti contenti, i bambini, genitori, i nonni, i tossici. Scendono dal Duomo, polmoito, grattano sulla pista di ghiaccio e mettono il ghiaccio del polmoito. Tutti contenti, bello. Gastone Cisponti, Gastone Cisponti, sono il più bello del Monte Granaro. Sono il più bello del Monte Granaro. A me le persone mi hanno votato perché io so bello, mi è stata aperta pure la soletta. Sono il più bello del Monte Granaro, come potevano solamente vincere i miei alleati, i miei concorrenti, Andrew Baldi. Lo senti, Andrew Baldi, oppure Beverati? Gastone Gismondi, lo senti come si apre Gastone Gismondi? Perché io sono bello e a noi a Montegranaro ci piacciono le cose belle, ci piacciono le cose effimere. A noi a Montegranaro non ci abbiamo il sole, perché a Montegranaro il sole ci ha oscurato un po' la faccia. Noi ci abbiamo cintri e bronzatura, io sono bello e quindi ci abbiamo anche le scarpe di cocco e di titone. Noi a Montegranaro ci piace strizzare i soldi. Se venite a casa mia io non ho un lavandino normale, c'ho un lavandino con 12 cubinetti dentro. L'acqua liscia, l'acqua fredda, l'acqua gassata, l'acqua per i termosifoni, l'acqua per il bello stiro, perché io sono Gastone Gismondi. A Montegranaro noi siamo la città pro capite con più Ferrari a gas, ma non a gas normale, a Gastone Gismondi. Gastone Gismondi. Io, Ilario, la carne mia è fresca, se tu vieni a mangiare dal ristorante mio e mi dici voglio un pezzo di manzo, io lo manzo, ce l'hai di solito, fresco, vivi, io ti vado a pigliare un manzo, te lo porto su, te ci faccio parlare, te ci faccio conoscere, te ci faccio stare insieme mezz'ora, poi mi dici che pezzo vuoi, ti lo mazzo davanti a te, perché la carne mia è fresca, la carne mia è fresca, l'unico problema è che è pieno di sangue dentro un ristorante, devi entrare con i cutorni, sennò è macello. Io ho 40 anni che faccio i banchetti, non è uno, 40 anni, un periodo, era pieno il ristorante, era pieno, veniva a mangiare dappertutto. Tutto, anche la mattina un chili di force, veniva a fare colazione, latte e bistecca, mica niente, sempre, sempre, pieno, pieno, era di continuo, sempre pieno, a un certo punto non mi bastava più le vesti, perché io ho le vesti sotto, capito, le vesti fresche, non mi bastava più, sono dovuto farmi servire un fornitore, non mi ha passato la mucca pazza, sai che me ne sono accorto, stavo a fuoco e ghiaccio, sul braciere mio, a un certo punto le vedo con le code dell'occhio, si era alzate. Se voleva tuffare tutte e due dentro l'ubregiere, tuffettine di mucca pazza, l'ho preso, gli ho detto solo io che posso buttare dentro l'ubregiere mio. L'ho messo dentro un congelatore, poi io ho 40 anni che faccio i banchetti, non è uno, lo so detto. Io ho 40 anni che faccio i banchetti, la carne mia è talmente buona che anche gli amici italiani viene mangiato a me, mica niente. Andai dal psicologo, se raccontai sua storia, questa mi disse, tu che al massimo soffri di un'impotenza infantile. Sono tornato a casa, mamma mi ha detto, che te per lo psicologo? Lo psicologo mi ha detto, io soffro di un'impotenza infantile. Che significa per Massimo? Significa, mamma, che io mi sento ancora un supereroe. Dice mamma, del mamma, non ci fa pensare. Però adesso fai favore, mamma tua, togli il costume da Superman e metti il pigiama che ora che fai tu dice.